Introduciamo quindi l'argomento del giorno e lo facciamo con uno spot curato dall'INAIL per una campagna informativa. Ogni anno in Italia 1 milione di lavoratori sono vittime di un infortunio sul lavoro per mancanza di misure di sicurezza. Insufficiente conoscenza dei rischi. Comportamenti sbagliati degli stessi lavoratori. Disattenzione o eccessiva confidenza. Un'impresa sta bene se stanno bene i suoi lavoratori. Investi in sicurezza. Bene, questo era lo spot dell'INAIL, quindi quando si parla di sicurezza negli ambienti lavorativi, allora è importante il ruolo dell'informazione per capire quali debbono essere le garanzie per svolgere un lavoro nel massimo delle condizioni di sicurezza. Ed è questa un'esigenza che diventa urgente in particolare quando si è vittima di un grave infortunio, come nel caso del nostro ospite che andiamo a presentare. È in collegamento da Udine, eccolo qui, lo presentiamo, è Flavio Frigge, in collegamento da Udine, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, signor Frigge, introduciamo subito la sua storia. Lei da giovanissimo ha avuto un gravissimo incidente, poi qualche anno fa ha avuto la possibilità, tramite alcuni progetti realizzati o comunque curati dall'ANMIL, di portare la sua esperienza sia nelle scuole sia negli ambienti lavorativi. Ci può spiegare com'è andata? Ma certo, tramite appunto l'ANMIL qualche anno fa sono stato contattato per, se me la sentivo, di andare a portare il mio racconto, il mio infortunio nelle scuole. In un primo momento non ho accettato perché non me la sentivo, poi insomma su insistenza appunto della mia associazione ho accettato e così è iniziato tutto, appunto eccomi qua a portare il mio racconto insomma sul mio tragico infortunio. Ovviamente la risposta può cambiare a seconda dell'ambiente, però lei che tipo di risposta ha percepito a seconda ad esempio di conferenze in presenza di studenti oppure conferenze in presenza di lavoratori? Ma guardi, soprattutto con gli studenti ho percepito subito che il mio racconto diciamo colpiva, andava subito a segno perché appunto io avevo 17 anni quando ho avuto l'incidente, perciò si immedesimavano in me, perciò riesco a colpire nel segno di questo tragico incidente che appunto io avevo la loro età, ma anche negli operai, ecco, insomma c'è questa attenzione particolare perché quando si trovano davanti uno che ha subito sulla propria pelle diciamo un grave infortunio così, c'è questa attenzione particolare. Insomma, noto che c'è molta attenzione, ecco, rimangono colpiti molto dal mio racconto, questo sì. Bene, signor Frigge, se lei permette, come dire, certo. Arricchiamo il nostro dibattito e lo facciamo ascoltando Manuel Pizzato, che è un rappresentante dell'ANMIL Friuli Venezia Giulia, lo facciamo in questo servizio curato da Francesca Vigori. 12.000 iscritti all'Associazione regionale mutilati e invalidi del lavoro non sono cifre. Sono 12.000 persone che facendo il loro dovere hanno subito un incidente che ha cambiato le loro vite per sempre. Manuel Pizzato di Venzone aveva 23 anni ed era il suo terzo giorno di impiego in una ditta di trasporti ferroviari quando in pochi istanti ha dovuto ricominciare la sua vita da zero. Sono rimasto schiacciato tra due carri ferroviari e mi hanno causato l'amputazione del braccio destro. Sono stato un anno e mezzo a casa dal lavoro. Dopo l'azienda per cui lavoravo e lavoro tuttora mi ha reinserito sul posto di lavoro cambiandomi la mansione. Poter lavorare è un aiuto? È senz'altro una forma di emancipazione per prima di tornare alla propria indipendenza, diciamo, un po' di autonomia. Il primo passaggio è requisire l'auto, guidare, poi il secondo passaggio è tornare a lavorare. Sono tutte grandi, piccole ma grandi conquiste, diciamo. Dai primi giorni che non ci si riesce neanche a lavare la faccia da soli, perdendo un braccio, poi riesci piano piano, aguzzando un po' l'ingegno, a tornare a fare un po' delle cose che facevi prima, è una battaglia quotidiana.
L'ANMIL affianca le vittime degli incidenti sul lavoro e le loro famiglie e si batte per evitare che norme inique inficino i loro diritti. E per incentivare l'aggiornamento delle strutture produttive fanno le cifre. L'INAIL spende ogni anno dai 30 ai 40 miliardi per gli incidenti e per le rendite agli invalidi. Bene, questo era Manuel Pizzato. Ritorniamo a parlare anche con il signor Frigè. Il signor Pizzato è sicuramente un suo amico, ma è anche in questo caso una persona che condivide la sua stessa esperienza. Però mi permetta una domanda. Guardando anche quello che è il contesto di oggi legato molto alla crisi occupazionale, sicuramente molte volte si è disposti anche a cedere al lavoro in nero. Ovviamente questo comporta dei rischi. Cosa sente lei di dire a queste persone? Purtroppo sì, ha detto giusto, questo succede soprattutto nel lavoro in nero e io il mio consiglio che do a queste persone è comunque di far presente sempre se c'è qualcosa che non va, a parte che non bisogna andare a lavorare in nero, questo è chiaro, però ripeto, se c'è qualcosa che non va sul posto di lavoro non bisogna aver paura di farlo notare assolutamente, perché questa purtroppo è una mancanza e poi queste mancanze vengono purtroppo a costar care, perché l'infortunio può essere certo Dietro l'angolo. Perciò non abbiate paura di dire che se c'è qualcosa che non va sul cantiere, sulla fabbrica, insomma sul posto di lavoro. Lei con la sua testimonianza ovviamente fa anche un servizio alla collettività, mi permetta di dirlo, ma è un servizio che è rivolto quindi alla collettività nel suo complesso. Sappiamo che ovviamente in regione ci sono anche molti lavoratori stranieri che molte volte non hanno contezza di quelli che sono i loro diritti. Purtroppo sì, ritorniamo sempre al problema appunto che c'è gente che appunto non dice, lavoratori che non dicono appunto i problemi che ci sono e appunto anche su questo tema siamo purtroppo ancora in alto mare, ecco. Purtroppo sì, c'è anche questo problema molto 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 grosso, ecco, di lavoratori in nero che non hanno diritti, che non hanno nulla, però per lavorare diciamo accettano un po' tutto, ecco, questo non va bene. Bene, quindi sicuramente questi sono degli aspetti molto importanti e una testimonianza come la sua può aiutare a capire appunto quali sono i rischi che si corrono nel momento in cui si fa un lavoro non nelle migliori delle condizioni. Allora noi la ringraziamo per la sua collaborazione, ringraziamo Flavio Frigè che continuerà come sempre nella sua iniziativa, ringraziamo anche l'ANMIL, però prima di procedere ad altro ricordiamo ai nostri telespettatori che possono inviarci le loro segnalazioni, come sempre grazie allo spazio di Ditelo alla TGR, vediamo qui tutti i riferimenti, l'email è buongiornoregione.fvg@rai.it, poi sono segnalati anche gli altri indirizzi, in particolare l'indirizzo postale, noi cercheremo di dare risposta alle vostre segnalazioni.